Era il giorno della vigilia di Natale. Dalla finestra del centro di Urno vediamo uno strano signore, solo, probabilmente affamato. Decidiamo di fargli un regalo, perché a Natale nessuno deve stare da solo. Gli offriamo un pasto caldo e un po' di compagnia. Subito sembrava molto felice, ma poi... Insomma, non aveva gradito. Caspita, ho pensato. Vuoi vedere che è vegetariano? Ma noi qui non molliamo mai. Già, forse non gli piaceva il colore. Ho pensato che stavamo sbagliando tutto e mi sono chiesto quale fosse per me il regalo più bello. Quando ci ha visti lì, in attesa, pronta ad ascoltarlo, la sua bocca si aprì e cominciò ad uscire poesia. Ci raccontò di quando da giovane era un cantastorie e passava di cascina in cascina a raccontare. Ci parlò dei balli, di come era bello stare in compagnia, delle bamboline fatte con le foglie di grano turco. Di quel giorno in cui tutto cambiò e lui rimase fuori tempo, solo, con tante storie ancora da raccontare. In quel momento mi è sembrato molto felice e anche noi ci eravamo scambiati il regalo più bello.